Le lanterne si sono alzate in volo davanti all'ultimo covo di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara. L'applauso dei cittadini è il sapore di una liberazione. 500 persone sono scese in strada per gridare il loro no alla mafia, per chiedere che il rifugio del boss diventi un luogo di riscatto e legalità. In testa al corteo i sindaci di Campobello e di Castelvetrano. Noi vogliamo e crediamo e chiediamo a gran voce che qui questo territorio diventi zona franca, non solo della mafia, ma anche dai tributi, in modo da attrarre imprenditori, imprenditori seri che portano lavoro. Solo così davvero noi lazzeriamo la mafia, perché nessuno la vuole. Qui c'è la gente per bene di tutta la provincia, noi respingiamo il mittente a tutti coloro i quali hanno infamato la nostra provincia, la nostra città, di essere collusi, omertosi. Tra i manifestanti anche Salvatore Catalano, fratello di Agostino, uno degli agenti morti nella strage di Via D'Amelio. La rabbia è cessata perché, saperlo qui, si pensava che i boss, no, i grandi boss non lasciano il territorio, ma averlo qui è stata veramente una mazzata in testa che ci è capitato, e sono stato molto arrabbiato, molto arrabbiato. Il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Giurdanella, invita chiunque a trovare il coraggio di collaborare. Noi veramente questa sera vogliamo celebrare una pagina nuova nel nostro territorio, e anche le persone che magari possono essere titubanti nel collaborare questa sera, vedendo questa partecipazione, vedendo che le nostre realtà si organizzano, allora troveranno quel coraggio per collaborare. Intanto a Campobello continuano le perquisizioni per risalire alla rete di fiancheggiatori che ha consentito una latitanza di 30 anni a Messina Denaro. Mentre sfilava il corteo, i carabinieri del ROS setacciavano l'abitazione degli ex suoceri del prestanome del capo mafia Andrea Bonafede, in carcere da lunedì.